Sono con il direttore dell'Accademia di Danimarca, Erik Bach, al quale chiedo attraverso quale iniziative l'Accademia di Danimarca si pone come ponte tra la cultura danese e quella italiana. Oltre ad ospitare studiosi e artisti danesi qui nel coro a Roma, l'Accademia di Danimarca svolge un ruolo di ponte culturale tramite la realizzazione di convegni internazionali, di scavi archeologici, di mostre, di libri e attraverso varie forme di collaborazione con le università di Roma e le università di Copenaghen, Odense e Aarhus in Danimarca. Si tratta di convegni nei campi dell'archeologia, filologia, storia, storia dell'arte e della musica. E abbiamo fatto mostre di arte contemporanea e concerti con artisti danesi e artisti italiani. L'Istituto pubblica la rivista Analecta Romana Instituti Danici, un periodico aperto a studiosi di tutto il mondo su argomenti di cultura italiana e cultura danese. E poi abbiamo fatto vari scavi archeologici in Italia con partecipanti dalla Danimarca e dall'Italia. Riguardo l'architettura abbiamo avuto modo di collaborare con la Scuola di Architettura di Aarhus e la Facoltà di Architettura La Sapienza, realizzando mostre e convegni. E, al fine, l'Istituto apre inoltre la propria biblioteca agli studiosi italiani che ne fanno richiesta. L'ospitalità che gli studiosi borsisti ricevono dal vostro istituto ha lasciato delle tracce, immagino. In particolare, può parlarci degli studiosi borsisti architetti? Un esempio, Jakob Skov, un nome, ha tenuto conferenze alla Facoltà d'Architettura all'Università Roma III e ha partecipato per ben due volte all'importante mostra al Tempio di Traiano con il suo progetto relativo alle sponde del Tevere a Roma. E alla stessa mostra ha partecipato un'altra borsista, Thea Pedersen, con il suo progetto sul restauro dei vecchi palazzi italiani. E poi Marianne Ibler, oggi architetto molto conosciuta in Danimarca, si è laureata in Italia alla Facoltà d'Architettura La Sapienza. La dottoressa Ibler anche è un editore e pubblica tanti libri sull'architettura internazionale. Ha avuto molte collaborazioni con la Facoltà d'Architettura La Sapienza. E poi, infine, posso citare il direttore dell'Accademia negli anni 70, l'architetto Kjell Define Licht, che ha scritto uno dei più importanti libri sul Pantheon, The Rotunda in Rome, e grazie a cui il suo nome è ancora conosciuto tra tutti gli architetti ai lavori. Grazie. Il ponte sull'Øresund tra Malmö e Copenaghen, aperto nel 2000, ha completato un cammino di oltre 50 anni che ha portato la capitale danese a trasformarsi da media capitale di un piccolo paese a metropoli moderna, porta di accesso alla Scandinavia. La città è al centro di un sistema integrato di infrastrutture di trasporto ferroviarie, stradali, aeree e navali, che ne prefigurano un destino transnazionale al centro della regione dell'Øresund, all'entrata del Mar Baltico. Tra l'aeroporto e la città si sta sviluppando il nuovo distretto urbano di Ørestad. Progettata da un'equipe di architetti finlandesi, la nuova Copenaghen moderna, costituita al 60% da strutture commerciali e produttive immerse nel verde, per il 20% da edifici residenziali e per il restante 20% da cubature destinate alla cultura e all'educazione, dovrà connettersi in maniera simbolica e funzionale alla vecchia città attraverso una metropolitana sospesa, una delle nuove tre linee di metro che integreranno, a livello urbano, le infrastrutture di trasporto internazionali. La nuova Biblioteca Reale, l'ampliamento del Museo Nazionale d'Arte, il nuovo grande auditorium, i progetti di rinnovamento dell'area del porto di Christianshavn, con l'Accademia d'Architettura, la Scuola Danese di Cinematografia, il Conservatorio e la Scuola Nazionale di Teatro, testimoniano una vocazione culturale per l'avvenire della città. A ben guardare,
Tutti i grandi progetti, affidati per la gran parte ad architetti locali, sulla base di rigide procedure di concorso, si basano su di un'analisi prudente e realistica dei bisogni di Copenaghen. Passeggiando per le strade pulite della città, che è sede non a caso dell'Agenzia Europea per l'Ambiente, si rivela il carattere danese. Un equilibrio di ordine e libertà, stabilità e dinamismo, che si riflettono nelle scelte architettoniche e urbanistiche. Per Roma un modello, nella chiarezza delle scelte in equilibrio tra conservazione e innovazione. Per gli abitanti di Copenaghen è altrettanto motivo di soddisfazione la perfetta pavimentazione di una delle tante aree pedonali quanto gli audaci piloni del ponte sospeso sull'Øresund. Differente la scala, ma identico l'obiettivo, l'efficienza e la qualità. La sede dell'Accademia di Danimarca, dove ci troviamo oggi, una bella architettura razionalista di Kai Fisker, introduce Copenaghen, una città che è fatta evocata più dal fruscio delle ruote delle biciclette che dal rumore delle automobili, a differenza di quello che avviene a Roma. A Copenaghen il diritto di cittadinanza prevalente è quello dei pedoni rispetto a quello degli automobilisti e ci introduce a una civiltà urbanistica, a una civiltà generale dei rapporti urbani che è assolutamente un modello da seguire. Copenaghen è anche una città molto sofisticata dal punto di vista dell'architettura. Pensiamo a edifici come il Diamante Nero, l'ampliamento della Biblioteca Reale, oppure al nuovo auditorium, oppure al ponte sull'Øresund, che unisce la Danimarca alla Scandinavia. Ecco, le architetture di Copenaghen sono architetture che uniscono civiltà, uniscono luoghi fisici, uniscono popoli e culture diverse.